Bentornati amici di Chef in Cucina, bentornati su Rete 8 come ogni giorno. Questa settimana siamo in compagnia del giovanissimo chef Tiziano Paolini del ristorante Prospettive di Francavilla. Ciao Jennifer. Nei giorni Ciao precedenti ci hai veramente stupito, incantato. Grazie, con i tuoi gentile, piatti. Veramente. Troppo gentile, no, no. Un piacere. Noi ne vediamo tante, però insomma devo dire che le ricette che ci hai proposto erano bellissime, un impiattamento veramente bello, importante, però anche semplici da rifare a casa. Sì. Giochiamo sulla semplicità comunque, perché che bello. Col pesce è molto importante. Veramente, trasmetti tanta passione. Grazie. Allora, oggi che facciamo? Con cosa oggi ci stupisci oggi? Facciamo un primo. Sì? Facciamo una lasagnetta di mare, ovviamente la scomponiamo. Okay. È anche facile da fare a casa. Di solito la lasagna si pensa, oddio no, la devo fare il giorno prima, la devo fare la mattina. Noi ovviamente è una lasagna in chiave moderna sempre, sì. È scomposta, è molto veloce e facile da fare. Bene. Ovviamente abbiamo bisogno della sfoglia fresca che noi abbiamo fatto precedentemente, abbiamo fatto riposare, degli scampi, dei crostacei, in questo caso noi usiamo gli scampi, però si possono usare gamberi, gamberi rosa, mazzancolle. Lo scampo è più dolce, quindi ci si sposa meglio in questa ricetta. La stracciatella, che comunque richiama la mozzarella che va nella lasagna. Il pomodoro, invece di avere la salsa, abbiamo un pomodoro disidratato, che poi vi spiego come facciamo. Della menta, olio e pepe. Benissimo, quindi praticamente Tiziano, vabbè, questa è una sfoglia classica, tradizionale all'uovo, però hai qualche consiglio, qualche segreto da raccontarci? Beh, sì, sicuramente la sfoglia ha bisogno di molti tuorli per addensare la farina, insomma, non bianchi e rossi, solo tuorli. Solo tuorli, sì. Quindi veramente tanti. Noi su un chilo di farina arriviamo a metterci fino a 12-13 tuorli d'uovo, okay. Lavorata piano piano, va fatta riposare. Quindi non c'è nient'altro, c'è solo farina e sì, tuorli, solo non c'è farina acqua, e tuorli. Non no, la pasta all'uovo non vuole vedere acqua, poi la mia idea, altre idee le comunque appoggiamo lo stesso, però questa è solo farina, ovviamente una semola, un fiore, con tuorlo d'uovo e basta, semplice. Bello, lavorata chef. Molto molto lenta, sì. E fatta asciugare con che una bella. Pellicola. Non è neanche tanto sottile, a me piace. No, a me non piace troppo sottile, neanche piace a me. Un po' più spessa perché voglio sentire la pasta. Sì. Sono d'accordissimo, chef. Perfetto. Allora, ci spostiamo in cucina? Volentieri, andiamo subito. Perfetto. Ed eccoci in cucina, Tiziano. Sì, allora semplicemente andiamo a scendere le foglie di lasagna nel brodo di pesce, quindi non in acqua. Ci spieghi un po'? Questo brodo di scampo. Ok, come l'hai fatto? Perché in cucina si recupera tutto. Non si butta via nulla. Non si butta via nulla e soprattutto gli scampi. Quanto profuma? Sì, perché questo praticamente abbiamo semplicemente preso le teste e i carapaci degli scampi. Sì. Abbiamo separato dalla polpa e l'abbiamo messa a marinare la polpa. L'abbiamo saltata in padella, aglio e olio, okay. Una fumata di vino bianco, okay. Acqua e l'abbiamo fatto andare per una mezz'oretta. Si schiaccia con un cucchiaio, una forchetta, un batticarne le teste degli scampi per far uscire l'albumina che contengono le teste degli scampi, che ci aiuterà poi a tirare la salsa e soprattutto a dare sapore a questo piatto. Alle sfoglie. Alle quindi non sfoglie. Viene lessata a parte, ma viene lessata direttamente in questo brodo. Quindi praticamente Tiziano, questo bel colore è dato semplicemente dallo scampo, dallo cioè non c'è pomodoro. Non c'è pomodoro, incredibile. Non c'è nulla, perché ovviamente come si cucina, noi questa viene fatta precedentemente ovviamente, non è un passaggio che puoi fare all'istante perché comunque ci vuole quella mezz'oretta. Vabbè, con un po' di anticipo, certo, tanto fondamentalmente questa forse è anche la prima operazione da fare, no? Sì, e mettere sì, a marinare sì, gli sì, scampi. Sicuramente la prima operazione da fare, mettere a fare questa sorta di brodo di fumetto di pesce. Perfetto. Poi se lo vogliamo fare ancora più veloce, aglio e olio, scampo, quindi teste e carapace, spadelliamo, acqua di cottura, poca, scendiamo la sfoglia, ovviamente avremo un risultato. Un sapore meno intenso. Bravissimo, però meno intenso. Va bene lo stesso. Va benissimo lo stesso. Laddove non abbiamo il tempo necessario a disposizione, bravissimo. Possiamo anche accelerare in questo certo. modo. Lo scampo noi in questo piatto lo serviamo crudo, marinato solo con olio e pepe, però per chi non ama il crudo, lo si può semplicemente scendere in questo brodo e farlo cucinare. Anche utilizzando una pinzetta, perché magari sì, lo scampo, una volta molto sgusciato, delicato, tende molto a delicato. Rompersi. Certo. La sfoglia
bella spessa perché a me piace sentirla. Ah, sono d'accordissimo, tra i denti. A me io anche per la fettuccina, sai che odio quelle un po' troppo sottili, sì, lisce, sì, sì. No. La chitarra, un bel chitarrone, sono d'accordissimo. Siamo perfettamente allineati. Bravissima. Siamo arrivati alla fine, il risultato che volevamo. Quindi il brodo si è il fumetto ridotto e la sfoglia ha assorbito tutto il succo. Bella, tutta cremosa. Sì, tutta bella cremosa, che poi con la cremina la rimetteremo sul piatto. Perfetto. Ora andiamo ad impiattare. Torniamo in sala per impiattare. E siamo tornati in questa meravigliosa sala dove c'è una luce stupenda. Sì, è molto molto carino. Veramente c'è una vista mozzafiato e adesso impiattiamo la nostra lasagna di mare. La chiamiamo così, no? Una lasagnetta scomposta di mare. Lasagnetta scomposta di mare. Allora, sfoglia cotta. Andiamo a marinare leggermente lo scampo con un po' di olio e un po' di pepe. In questo caso noi usiamo un pepe di Timut, che è un pepe al limone. Dai, che meraviglia, che è molto, 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 molto particolare. Se vuoi puoi sentire. Sì. Senti. Wow, te lo stavo per chiedere. Sì, sì, è buonissimo, ha un aroma fantastico, è comunque molto delicato e non è invadente. Ok, allora procediamo con l'impiattamento, certo. Tiziano. Allora, adagiamo la nostra foglia. Ovviamente irregolare perché è scomposta, non gli diamo una forma, ma semplicemente ci manteniamo nel piatto. È impensabile, cioè veramente uno immagina che questo colore sia dato dal pomodoro, invece, no, invece c'è tutto lo scampo. Bravissima. Allora, poi mettiamo lo scampo, crudo, marinato in questo caso. Che meraviglia. Così. Grazie Emanuele. Ecco, io lo dico sempre, lo ripetiamo sempre per sicurezza. Ricordiamo che per mangiare pesce crudo deve essere rigorosamente abbattuto. Non si scherza. Assolutamente. Mettiamo la stracciatella. Che io sono golosissimo di stracciatella. Anch'io. E di scampi, quindi è proprio... Allora ti rappresenta perfettamente questo piatto, la golosità dello chef, certo, possiamo chiamare certo. Allora. Perfetto. Poi ci mettiamo la menta cruda, così che a me piace tantissimo. Anche a me. E questo è un piatto che ho ideato per un mio amico cliente, che lui va matto per la menta. Quindi ne mettiamo tanta. Sì, perché comunque va mangiata. Ecco qua. La nostra cremina di scampo, wow, che stava sul fondo. Mazza che piatto, chef. E così bagniamo anche la sfoglia. Ovviamente questo è un piatto che io ho pensato, sì, va mangiato tiepido, perché ora che si impiatta e ora che arriva a tavola, eh, la sì, sfoglia è tiepida, e questa è l'idea. Per ultimo, del pomodoro disidratato, semplicemente pomodoro, qualsiasi pomodoro si vuole, si taglia in quattro, si tolgono i semi, una sbollentata, e poi si mette in forno a 70 gradi per 3 ore. Questo è il risultato, una piccola frullatina, e questo è una polvere di pomodoro. Mazza che meraviglia, chef. Ecco qua. Ci siamo. Il piatto dobbiamo è pronto, aggiungere semplice, altro. Eccolo. Questo. Veramente semplice, ma di grande, grandissimo effetto. Complimenti, grazie, Tiziano. Grazie. Spero che anche di gusto vi piacerà. Grande talento il nostro, grazie, chef, grazie, bellissima mille, scoperta. Grazie chef, grazie, e grazie a voi per essere stati insieme, grazie, a noi. Buona giornata. E rifate questo piatto a casa. Ci vediamo domani. Ciao. Il peperoncino è stato importato dalle Americhe dal Cristoforo Colombo nel XV secolo. Il sapore piccante di peperoncino è dovuto al suo contenuto di capsaicina, una sostanza che influenza anche su alleviare i dolori.